Tutti noi da piccoli, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato con le bolle di sapone. Sì, ma siamo sempre stati abituati a inserire questo oggetto all'interno del sapone per poi soffiarci dentro. Bene, ma se anziché inserire questo strumento inseriamo un cubetto all'interno del sapone, che cosa succede? Ve lo mostro subito. La forma che ne esce è sorprendente. Il motivo di questa disposizione risiede in un concetto matematico molto interessante, il concetto di superficie minima. Quella che si va a creare è quindi la superficie minima tra tutte quelle che potrebbero uscirne. Interessante, no? Per altre curiosità come queste ti invito a seguirmi. Alla prossima!